tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito GearBest. Sono arrivati questi due pacchi inviatici dal sito stesso, GearBest. Entrambi i pacchi hanno impiegato a giungere a destinazione circa 20-25 giorni dal momento in cui sono stati spediti. Andiamo ad aprire prima questo più piccolino. Vediamo di cosa si tratta. C'è scritto eWall. Andiamo ad aprirlo. Ok, all'interno di questa scatola c'è questa palla. Credo sia una lampada. Poi all'interno c'è un manuale di istruzioni ed un altro manuale. Ah sì, questo è in lingua cinese, mentre questo è in lingua inglese. Andiamo a vedere come funziona. C'è un piccolo problema, la presa è quella di tipo cinese. E praticamente ci vuole un adattatore. Fortunatamente io ne ho parecchi in casa, quindi vado a prenderne uno. Comunque, se la ordinate, fate attenzione a questo, che manca l'adattatore, appunto. Ok, ecco qui l'adattatore. Inseriamolo. E vado ad accendere collegando la presa. Ok, vediamo. Ah, ecco qui si è illuminata, cambia colore. Adesso si vedono solo i colori verdi, verde e rosso. Comunque, da quanto ho visto di questa lampada, è gestibile tramite app e tramite anche Alexa o Google Home, quindi si potranno settare le impostazioni della lampada attraverso l'applicazione, che però andremo a vedere in una recensione a parte che faremo successivamente sul canale, quindi continuate a seguirci. Per adesso la mettiamo da parte e continuiamo l'unboxing. Ok, questo era il primo oggetto. Procediamo con l'apertura del secondo pacco. Questo contiene più oggetti. E iniziamo ad estrarre il primo. Questo è il primo oggetto. Si tratta di un miscelatore per mischiare il sugo, le uova, insomma tutto quello che ha bisogno di essere mescolato. All'interno si trova questo pezzo e questo altro. Non c'è un manuale di istruzioni. Questo si svita e all'interno vanno inserite ben 4 batterie di quelle stilo, che in questo momento non ho. Andiamo a prenderle e vediamo come funziona. Ok ragazzi, vi ho risparmiato la parte in cui inserisco le batterie. Comunque, come vedete, si tratta di batterie AA, quelle un po' più grosse, e ce ne vanno 4, un po' troppe per un gadget di questo tipo, però proviamolo. Ci dovrebbe... No, si è staccato. Ok, andiamo. Trema. Ah, ecco qui, appoggiato, inizia a ruotare. Quindi immaginatelo dentro una pentola che va a miscelare il sugo o le uova, quello che vi pare. È molto carino. Certo, un pochino
troppa energia richiede, però ecco qui. È molto simpatico. Ok, mettiamolo da parte e andiamo a vedere gli altri oggetti. Questo è un dispositivo per gestire qualsiasi televisore che non è di quelli smart, praticamente, di smart TV, attraverso Alexa. Cioè, grazie a questo piccolo dispositivo, ogni televisore può diventare smart, praticamente. Cioè, può diventare non smart, gestibile attraverso Alexa. Vediamo il contenuto. C'è il cavetto USB, micro USB, c'è il dispositivo con l'entrata e il pulsante reset. E poi c'è il manualetto di istruzioni. Anche di questo andremo a vedere come si collega alla TV, come poter gestire appunto l'accensione della TV, l'innalzamento del volume, eccetera. Dedicheremo un video apposito. Mettiamo la pace e andiamo a pescare un altro oggetto. E questo è un termometro ad infrarossi. Ecco, questo è il lato davanti. E la marca è Alpha Wise, una marca che comunque si sta affermando molto, che fa oggetti di tutti i tipi, un po' come Xiaomi. E devo dire che la qualità di ciò che ho provato è buona. Questo è il manuale, è in inglese. E questo è il termometro. Come vedete, qui da qui viene letta la temperatura. Anche questo necessita di batterie, due mini silo AAA. E di questo qui andremo a verificare se funziona per bene e magari paragonerò il risultato con un normale, con quello di un normale termometro al mercurio, e vi farò sapere. Mettiamo da parte anche questo e vediamo cos'altro c'è. Ah, questo è uno spazzolino elettrico di una casa affiliata alla Xiaomi, sarebbe la Socas il marchio. Ok, questo è il retro della confezione. Qui ci sono le caratteristiche dello spazzolino. Come vedete, è dotato di Bluetooth, quindi può essere collegato all'applicazione scaricabile dal Play Store, che vi indicherà una serie di funzioni, vi ricorderà di quante volte avete lavato i denti durante la giornata, potrete prefissare degli obiettivi, insomma è un modo anche divertente di mantenere una buona igiene orale. Comunque per adesso vi faccio solo vedere il contenuto, perché anche di questo faremo una recensione magari a parte. È molto elegante la confezione, guardate. Qui c'è lo spazzolino e qui un altro sportellino che si va a sollevare, e all'interno ci dovrebbero essere gli accessori. Infatti esce la basetta di ricarica, mentre dall'altro lato c'è la testina, il manuale Socas, c'è
c'è quest'altro fogliettino che indica come pulire lo spazzolino. Vado a prendere lo spazzolino della confezione. Eccolo. Questo è ricaricabile, quindi non necessita di batterie, ma andrà ricaricato attraverso la basetta. Come vedete, la base ha il cavo USB. Ok, per adesso non vi dico altro perché se volete vedere di più dovrete seguire la recensione che faremo sul canale. Metto da parte anche questo e passiamo all'ultimo prodotto. Di questo unboxing, eccolo qui. Si tratta di un giocattolo, praticamente un robot giocattolo che, da quello che ho visto, è molto simpatico. È da costruire, come vedete, ci sono tutti i vari pezzi, quindi dovrà prima essere assemblato il robottino. Dopodiché, questo robot è in grado di riconoscere gli ostacoli e di evitarli, oppure di seguire un oggetto. Quindi potrete far seguire la vostra mano oppure fargli evitare degli ostacoli che metterete davanti a lui. Lo apriamo giusto un attimo, però non posso farvi vedere molto perché prima dovrei montarlo, quindi faremo un video col montaggio e vi farò vedere il funzionamento. Anzi, sono curiosa di vedere anch'io come funziona. Qui ci sono i vari pezzi. Quindi per un bambino sarà sicuramente divertente, in quanto prima potrà mettersi a montare i vari pezzi. Certo, credo debba essere sempre assistito da un adulto perché è un po' complicato, però è divertente. Poi c'è il manuale, immagino ci siano le istruzioni, sì, viene indicato come montarlo, quindi. Ok, adesso facciamo un riepilogo della situazione. Ok ragazzi, questi sono gli oggetti che sono stati unboxati in questo video. Partiamo quindi dalla lampada di marca Ewol, non so se si legge così, però fate finta di aver capito. Questa viene su Gearbest, 27 dollari circa, 25, il prezzo oscilla più o meno da queste parti. Ovviamente di questa faremo una recensione nei prossimi video per vedere tutte le caratteristiche. Poi c'è questo dispositivo che permette di gestire appunto i televisori con Alexa e Google Home, che ha un costo di circa 15 dollari. Il robottino ha un costo di anche lui 15 dollari, 13, 17, oscilla, quindi dovete più o meno seguire le offerte che vengono proposte. Il termometro è abbastanza economico, ha un costo di 9 dollari circa. Questo miscelatore viene sui 5 dollari. E infine c'è lo spazzolino elettrico, che invece è abbastanza caro, però davvero da quello che ho visto è un prodotto valido, lo vedrete nella prossima recensione. Ha un costo di circa 50 dollari, 49, a volte si trova anche a meno, ma bisogna seguire le offerte. Anzi, se volete restare aggiornati sulle offerte riguardanti Gearbest, vi consiglio di iscrivervi alla nostra pagina Facebook Gearbest Italia Migliori Offerte e al canale Telegram Gearbest Promozioni. Di entrambi vi lascerò il link nelle informazioni del video qui in basso. E ovviamente di ogni prodotto che avete visto nell'unboxing lascerò il relativo link per l'acquisto nelle informazioni del video qui in basso. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Restate iscritti al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun video.
e quindi seguire le prossime recensioni su questi oggetti. Ok, per il video di oggi è tutto, alla prossima!